Salve a tutti cari non telespettatori, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalid, il keeper di questo lercio canale. Che dobbiamo fare? Ah sì, questa sera continuiamo Dead Space 3. L'idea di continuare, che siamo già a buon punto in realtà. Siamo al 33% in 4 ore. Vabbè, sai, rimani comunque in gamba, senza seconda senza gesso, non è che... Connessione di che? Non lo so, però vabbè. Campagna in singolo. Perché si può fare la campagna in singolo ma anche in coro, quindi dipende dalla situazione. Tutto ok, Ellie? Ah, ok, e sarebbe? Incredibile. Isaac, eccoti! Siamo di sopra, al livello d'osservazione. Diavolo è questa roba? Una pessima notizia, ecco cos'è. Meravigliosa. Gli scienziati lo chiamavano Nexus. Pensavano che questi grandi esemplari agissero come canali per il segnale di controllo della macchina, trasmettendolo alle forme più piccole. Quindi? Credo che abbiano trovato la macchina risalendo all'origine del segnale, usando i gangli nervosi della creatura. Cioè, aspetta, dobbiamo entrare in quell'affare? Sì, questa è un'opportunità straordinaria. Sì, straordinaria. Quello schifo è congelato. Come c'entra? Gli scienziati avevano degli scambiatori di calore. Prova ad accendere. No, non funziona. Dovrebbe esserci una fornace sul tetto. Se la trovo, possiamo farla ripartire. Isaac, fai attenzione là sopra, ok? Sì, attento a non farti male. Un driver audio che va in errore. Beh, almeno sai che cos'è. Identificato l'entità del problema è già a essere a mezza risoluzione, a metà strada. Registro personale, dottor Earl Serrat. L'esperimento Nexus Edge. Beh, incredibile. Abbiamo estratto 2 esemplari quasi perfetti e gli uomini stanno lavorando incessantemente per il recupero. Stiamo scoprendo come comunicavano questi necromorfi. Sembra che l'intera specie fosse unita da un segnale telepatico, dal combattente di livello minimo agli esemplari più potenti. Ma da dove proviene il segnale? Ho intenzione di scoprirlo. Entonoscio, no grazie, non sono così saggio. Dalla postazione tuta che però qua non c'è. Ah, eccola, va. Ah, vediamo che tuta ci hanno riservato, va. La tuta archeologo. Vediamo un po'. Tuta archeologo. Abbastanza bruttina. Riesce a essere più brutta di quello che ho adesso. Di una trama composta da microfibre resistenti, perforazione a una potenza fisica superiore e una ritenzione di calore migliorata. Io continuo a chiedermi che cosa succede quando si chiudono le porte, però vabbè. Tu solo sai che cosa gli fanno. era molto più bella quell'altra. Speriamo che almeno l'elmo sia carino. Preferivo di gran lunga quell'altra, però credo che questa sia più forte, quindi ci dobbiamo tenere questa. C'ha più inventario, mi sa che c'ha più inventario, non ne sono completamente sicuro, ma dovrebbe avere più inventario, quindi si inventa di più le cose, insomma. L'elmo non sarebbe neanche tanto male, ma i colori non mi piacciono. La facciamo entro domani a salire? Domani mattina devo arrivare il negozio, giusto per dire. Non rispondo più. Invece hai risposto. Ma l'ascensore finisce? Alleluia. Il generatore della fornace. Ora devo solo capire come raggiungerlo. Ricevuto. Dove andrebbe questa cella? Aie, ti pareva? Quindi sono molto pericolosi quando si trasformano. Poi si trasformano quasi sempre, aie! Cioè, di conto che comunque sono relativamente deboli a livello di resistenza. Finito? Qualcun altro? Non vedo celle qua però. Allora, la cella è là dentro. Devo fare il giro da sola per metterla. come c'è attiva? Come sono le cose da... Vedi come pompano, eh? Vedi come pompano? Hanno fatto consumare un sacco di munizioni sti stronzi. Isaac, stai bene? Menore. Ehi, grazie per aver sopportato Robert. Sai, di solito non è così. Norton mi considera un casinista su più fronti, ma avete bisogno di me per la missione, così eccomi qui. Per questo e poi... beh, speravo che... Quello è Isaac. Grande, grandioso. Mi state facendo una chiacchierata? Ha chiamato per dire che ha acceso la fornace. Ora sta rientrando. Isaac, a presto. È certo che lei però potrebbe pure dirgli qualcosa, eh? Cioè, alza tanto la voce con me, però lui non ci dice niente. Sì, ci ho pensato anch'io, però onestamente sta cosa dell'unificazione delle munizioni non mi piace. Continuo a preferire che ogni arma abbia i suoi caricatori, però mi rendo pure conto che sarebbe stato, visto che comunque ci stanno, cioè in pratica hanno sostituito i vari tipi di munizioni con i materiali e hanno fatto le munizioni unificate, però sta cosa non è che mi piaccia. Gli scambiatori di calore sono attivi, ma l'esemplare non si scioglie. C'è qualcosa che non va nel meccanismo? Sì, credo sia congelato. Forse potrei sbloccarlo regolando la pressione nelle condutture. Aspetta. È congelato? Che tipo di gelato? Alla frutta? Al cioccolato? Come faccio? Forse devo rallentarlo con la stasi? Boh, non lo so. O c'è una sequenza. Credo che... ah, ecco, vedi. Mo l'ho azzeccato. Quindi il primo e il quarto. Poi il 3, perché si è acceso, quindi è il terzo. Poi l'1 e il 2. No! Vedi, mo si è riacceso il 3 e adesso il 2, adesso di nuovo il 3 e adesso il 4, più pure la testa, e il 1 e il 2. Sì, la temperatura interna sta aumentando e le buone notizie non sono finite. Quali sono? Raggiungi il posto di sorveglianza. Ti spiegherò strada facendo. I necromorfi fungono da tramite per i segnali dei marchi. I ricercatori hanno creato un sensore per rintracciarne l'origine, arrivando alla macchina. E dov'è il sensore? Distrutto, temo, ma ho trovato i progetti per costruirne un altro. Già come andrà a finire? Sì, anch'io. Che manderanno me in giro a cercare di chiappare i pezzi del sto generatore, che tanto tutte le cose le fanno fare a me. Base compatta, base pesante. Aggiungi ricarica. Cadenza di fuoco sarebbe meglio aumentarlo. Però più 2 ma mi prenda 1 il caricatore. Aggiungo danno ma meno 1 al caricatore. Caricatore meno ricarica. E 2 cadenza di fuoco. Questo è il progetto di cui parlavo prima. Non vedo i componenti necessari per costruire questo sensore. C'è un altro magazzino di ricerca dall'altra parte del campo. Ecco lo schema. Che ne dici? Pistola sonda. Hanno modificato un'aguglia della telemetria. Non ho idea di come funzioni. Con i pezzi necessari potrei costruirne una. Dov'è l'altro magazzino? Inserirò le coordinate del ritmo. Molto probabilmente sarà tutto chiuso. Ecco, ho trovato questi codici di accesso. Ci hanno fatto entrare qui. Funzioneranno anche con gli altri edifici. Beh, lo scopriremo. A presto. Spero di riuscire a raccogliere dati sufficienti a... Che ci fai ancora qui? Vai pure. Che ci faccio ancora qui? Stai parlando? Ti stavo sentendo. Prima ti metti a parlare, poi te metti che sto ancora qua. Decidite, eh? Una domanda. Diciamo che questo stupido esperimento funziona e che trovate la macchina. E poi, per caso avete qualche idea di come spegnerla? Beh, l'ammiraglio Graves ha parlato di un codex. Ha detto che era la chiave per controllare la macchina. Sì, sono riuscita a decifrare molte note del dottor Serrano e lui parla di qualcuno di nome Rosetta. Sembra sia fondamentale per creare la chiave. Ma vi sentite? Nessuno di voi ne sa più di me, merito a questa stronzata. Se trovo i pezzi per creare un sensore, possiamo trovare la macchina. Poi penseremo alla storia del codex. Incredibile. Rosetta, c'è una piccola rosa. Però... Forse avevano visto la serie su Resident Evil di Netflix. Quelli erano i cacciatori. Eccoli. Fastidiosi proprio come il primo, come il secondo gioco. palle, era mancato. Beh, capito, ma cioè, mi sei arrivato così, cioè, non c'ho neanche avuto il tempo di pensarci, Ma perché lo manca? Ma sono già 2 volte che me lo prende. Hitbox del cavolo, ma non ho fatto un mitologista. Significa che nonostante le precauzioni il contenimento si è reso necessario. Dobbiamo compiere il sacrificio supremo per la salvezza delle colonie sovrane che abbiamo giurato di proteggere. Sappiamo che l'accettazione non sarà del 100%. Per questo la sezione militare della campagna di quarantena si dividerà in 2 sezioni, con compiti di ricerca ed eliminazione. La prima disattiverà i veicoli, la seconda annoterà il personale che ha obbedito all'ordine e fornirà assistenza a chi non l'ha fatto. L'ultima distruggerà i dati, i registri e le strutture di comunicazione su Tau Volantis e in orbita. Una volta fatto, ogni gruppo considererà completato l'obiettivo e procederà all'autoterminazione. Dio benedica le colonie sovrane e abbia pietà di tutti noi. Se state guardando questo filmato, significa che nonostante le precauzioni, il contenimento si è reso necessario. Dobbiamo compiere il sacrificio supremo per la salvezza delle colonie sovrane che abbiamo giurato di proteggere. Sappiamo che l'accettazione non sarà del 100%. Per questo... Centro di raccolta, aie! Oh madonna, quanti so! Stavolta stranamente l'ho piato. Sono tanti, e sono pure vicini. Stavolta non andava fin troppo bene. Essenzialmente niente danni. Ma con sti cacciatori è sempre un po' random. Che se mettono te possono pure lasciare in pace come te possono torturare. Non c'hanno un modus operandi preciso. Ah, l'enigma con le palline, anzi coi cerchietti. Wow. Ehi, ragazzi, qualunque cosa stessero sperimentando qui deve essersi svegliata e ha distrutto mezzo magazzino. Oh, no! E i pezzi per il sensore? Sono tre, giusto? Beh, non sarà facile, ma proverò a cercare. Un altro robottino in avanscoperta. Che è tutta sta roba? Tutta sta roba tutta insieme, non mi convince per niente. Non mi piace per niente. Devo salire? Sembrerebbe di sì. Il mondo dice che devo scendere, però. C'è modo di arrivare di là? A me pare che mi sta trollando. Eccolo l'altro dov'è? È dentro quella gabbia, devo trovare... Ah, eccolo lì. Visto per puro caso. Perché l'hai lasciato? Non ti ho chiesto di sparare. Ci siamo, Santos. Credo che abbiamo tutti i pezzi. Perfetto. Pensi di riuscire a ricostruirlo? Devo solo trovare un terminale per accedere al progetto. Dovrebbe essere facile. Dovrebbe. E i condizionali non vanno mai bene. Eccolo. Che palla. Oh. Vabbè, se mi fai alzare, gentilmente. Scappa un'altra volta. Niente, questo non vuole morire. Sì, è vero. Questa continua a sfuggirmi prima che io possa ucciderla. Dio mio, non c'è un attimo di tempo. Se il sensore funziona, troveremo la macchina. Questo pianeta non ci ammazza prima. La troveremo. Tornerò presto. Ehi, qualcuno ha controllato l'armeria? No, perché? Merda. Proprio come pensavo. Qualcuno ha lasciato dei razzi. Bruciano ancora. Oddio. Non sarà che denichi i suoi uomini? Vado a controllare. Significa che nonostante le precauzioni, il contenimento si è reso necessario. Dobbiamo compiere il sacrificio supremo per la salvezza delle colonie sovrane che abbiamo giurato di proteggere. Sappiamo che l'accettazione non sarà del 100%. Per questo la sezione militare della campagna di quarantena si farà. Perché c'è una granata che vola? Prendete questo corpo! Ah, era un tizio a caso che voleva suicidarsi così. In amicizia. E uno che c'ha un cazzo da fare dice no, oggi mi suicido. Così perché è divertente. Poi domani vediamo quello che faccio. Ok, Isaac, ne ho abbastanza. Vieni cattellenato. Prendiamone una. Ce ne andiamo. Davvero ci tieni a Ellie? Fallo per lei. Per caso prima eri distratto? Noi siamo l'unica speranza di salvezza per la nostra razza. Non c'è speranza, Isaac. Il massimo che possiamo fare è sopravvivere e lasciare questo pianeta. Che c'è qua? Ecco qua c'è, mi devo rifare un'altra volta tutto il giro fino a dove stavano loro. Che palle. Essere un equipaggiamento scientifico o un'area letale. Che ci faccio? I rapporti indicano che gli scienziati hanno ricavato le letture internamente. Direi, dobbiamo aprire il ventre del nucleare. Beh, questo sembra veloce. Non bene. Già mi manca la pistola, la mia classica pistola al plasma. Perché è volato?